Gli internazionali d'Italia Super Mare Cross EICMA arrivano a Maccarese. Sulla spiaggia di Fiumicino i piloti protagonisti del campionato di motocross su sabbia intitolato a Gaetano Di Stefano si danno appuntamento il 19 e 20 febbraio a una sola settimana di distanza dal doppio round inaugurale di Rosolina. E anche qui doppio round, uno al sabato e uno alla domenica sulla pista allestita dal Motoclub Milani nello stabilimento balneare della Polizia di Stato. Quella alle porte di Roma è ormai da anni la seconda location stagionale del Super Mare Cross EICMA e anche stavolta la pista si presenta divertente e selettiva, forse meno veloce del solito ma estremamente tecnica. Le gare del sabato con la MX1, nuvole minacciose e vento per i piloti che si lanciano nella prima curva con Bertuccelli che fa spegnere la moto, quindi ancora problemi per il campione in carica che riparte ultimo. Il primo giro si chiude invece guidato da Memoli, Mancuso scavalca Leonov al secondo posto e Manfredi Caruso è quarto. In breve la situazione si delinea con Mancuso che prende il comando, inseguito da Manfredi Caruso, che ricordiamo è leader della classifica dopo la vittoria di domenica scorsa a Rosolina e la caduta di Bertuccelli che gli aveva fatto perdere molti punti. La coppia di testa Mancuso-Caruso prosegue separata da pochi metri per tutta la gara, mentre al terzo posto risale Bertuccelli, che alla fine decide di accontentarsi e non forzare ulteriormente. Jimmy De Nicola, quarto, con il suo numero 116, è il miglior pilota in sella alla 302 tempi. Bandiera a scacchi per Antonio Mancuso, che torna alla vittoria nel Super Mare Cross dopo molto tempo. Gara 2, Mancuso e Bertuccelli hanno lo spunto migliore, mentre rimane a terra Memoli, che ricordiamo era scattato in testa, in gara 1. Bertuccelli sorpassa Mancuso e inizia ad allungare. Il gap tra i due specialisti della sabbia e il resto del gruppo cresce giro dopo giro, anche perché Caruso è caduto e ora è costretto a recuperare molte posizioni, lo vediamo alle spalle di De Nicola e davanti a Ricca. Cade anche Mancuso e riparte terzo, alle spalle di Leonov e davanti a Lentini. Così Bertuccelli si ritrova in gara, la gara in pugno con ampio margine di vantaggio su tutti gli inseguitori. Mancuso invece torna all'attacco e qui lo vediamo scavalcare Leonov e riprendersi almeno la terza posizione, poco più indietro. Sesto e settimo ci sono De Nicola e Ferla che stanno duellando per il primato nella 300. Nel finale Lentini sorpassa Leonov ed è terzo dietro a Mancuso. Ma da dietro sta arrivando uno scatenato Manfredi Caruso che vuole provarci fino alla fine. Bertuccelli taglia il traguardo in surplus, secondo Mancuso, terzo in volata invece Lentini, che riesce a precedere Manfredi Caruso, autore di un fantastico forcing nei giri finali, nonostante le cadute accusate in precedenza. Nella Supercampione, gara finale della giornata, grande spunto di Bertuccelli che prende subito il comando davanti a Valerio Lata, pilota della MX2. I primi due fanno un altro ritmo e se ne vanno, mentre al terzo posto c'è Mancuso che ha superato Leonov, mentre al quinto posto vediamo avvicinarsi Manfredi Caruso proprio alle spalle del pilota russo che comunque ha un ottimo stile e sembra trovarsi molto bene sulla sabbia. Lata cerca di impensierire Bertuccelli, ma il campione in carica dell'MX1 col suo numero 316 KTM controlla la situazione dall'alto della sua esperienza e un po' alla volta guadagna terreno. Più indietro invece Caruso è terzo, ma viene minacciato da uno scatenato Matteo Del Coco e i due insieme vanno a ravvicinarsi anche a Lata, ma le posizioni non cambiano. Bertuccelli vince, Lata è secondo, Caruso terzo e Del Coco quarto con Pulvirenti che proprio all'ultimo giro supera Zanos ed è il migliore della 125. Podio di giornata con Mancuso primo davanti a Bertuccelli e Caruso. Nella 300 vince ancora Jimmy De Nicola nonostante una caduta lo costringa a disertare la premiazione, caduta nella Supercampione davanti a Ferla e Blanchi. Nella Over 40 primo Di Luccia e secondo Vizzari. Assolutamente sì, è la mia prima stagione nei MX1 e oggi finalmente ci siamo riusciti a vincere. Non era per nulla programmato una prestazione del genere né domenica scorsa né adesso, però vuol dire che ci siamo tornati. Sono stato fuori un anno dalle gare, un anno completo, tutto il 2021 non ho corso
e ho pensato di riprendere non tanto per fare queste gare che le sto sfruttando come allenamento, in quanto domenica prossima appunto prenderò parte alle Touquet in Normandia, e quello è il mio unico obiettivo di quest'anno. Passiamo alla MX2 gara 1, c'è un mucchio alla prima curva, Dal Bosco e Tramontano finiscono a terra e bloccano la tabella rossa Matteo Del Coco, che quindi è costretto a rimontare dal fondo del gruppo. In testa invece c'è l'altro pilota di Pardi, Alessandro Sadowski, davanti a Fabio Massimo Palombini e Valerio Lata, oggi in gara qui al Super Mare Cross alla sua prima stagione in MX2. Sadowski prova la fuga mentre Lata, che ricordiamo è campione europeo e italiano in carica della 125, attacca Palombini, ma scivola e perde tempo. Intanto da dietro arriva Del Coco, che come una furia si avventa su Lata e lo passa. Del Coco, scatenato, in un attimo supera anche Palombini e ora raggiunge e fulmina anche Sadowski alla curva Pirelli, mentre subito dietro Palombini riesce ancora a tenere a bada Lata. Del Coco non perde tempo, inizia ad allungare, mentre finalmente Lata è riuscito a passare in terza posizione, ma poi si pianta dietro a un doppiato nel tentativo di attaccare Sadowski, e alla fine il romano riesce comunque a prendersi la piazza d'onore e da lì in poi non ha più problemi. Terzo invece rimane Sadowski, quindi la classifica della manche vede Del Coco che ha dominato nettamente davanti a Lata, e al terzo posto Alessandro Sadowski con Palombini quarto. Gara 2, ancora Del Coco e Lata in prima fila alla staccata, ma vanno entrambi un po' larghi e lasciano spazio a Mirko Dal Bosco, che si infila all'interno e curva in testa. Dal Bosco resiste per un po', poi però il forcing di Lata ha la meglio sulle waves e prende il comando. Più delicata invece la situazione di Matteo Del Coco, che si trova davanti un grintoso Ciro Tramontano, che non ha nessuna intenzione di cedere la terza posizione. Alla fine Del Coco si libera di Tramontano e Dal Bosco e va all'inseguimento di Lata, cominciando a rosicchiare terreno giro dopo giro. Terzo invece rimane Dal Bosco, che difende con grinta un piccolo vantaggio su Palombini. Vediamo Del Coco che sta raggiungendo Lata, mentre ecco Dal Bosco terzo che riesce a mantenere un po' di vantaggio su Palombini, che qui rischia all'atterraggio del salto dopo l'arrivo. All'ultimo giro Del Coco ha praticamente raggiunto Lata, i due arrivano allo sprint, ma Lata riesce ad avere la meglio per un soffio. Il miglior risultato nella Supercampione consentirà poi a Lata di vincere l'assoluta davanti a Del Coco e Dal Bosco, mentre Mirko Milani, Ricca e Parla sono i tre premiati della Over 40. Sì, è stata molto dura e poi diciamo ci serviva una gara sulla sabbia, soprattutto sulla spiaggia, che è una sabbia diversa rispetto ad altre gare, molto più profonda, e è stato anche un test per le gare che per l'europeo e l'italiano, che inizierà a marzo, quindi abbiamo fatto una gara anche vicino casa giusto per fare qualche test. È andata bene, siamo riusciti prima manche, tanti errori, ho preso il cancello, due cadute, ho fatto in seconda posizione. Invece la seconda manche al Supercampione sono riuscito a vincere, e Supercampione seconda posizione, però ho vinto la MX2. 125 sempre combattutissime le manche dell'ottavo di litro, scatto al fulmicotone di Pulvirenti con Murgut e Bisogni al suo inseguimento. Come a Rosolina, Alfio Pulvirenti inizia ad allungare con un ritmo insostenibile per tutti gli altri, mentre per le altre posizioni del podio si lotta col coltello tra i denti. Ora c'è Bisogni in seconda posizione, poi c'è Murgut terzo e quarto D'Agata. Ma il gruppo sarà destinato a crescere ulteriormente, mentre Pulvirenti inizia a doppiare i piloti delle retrovie. Alle sue spalle arrivano sei piloti in battaglia con Murgut, Zanosch, Brandini, Bisogni, D'Agata e Meneghello, tutti a stretto contatto in lotta per la piazza d'onore. Alla fine è Zanosch ad avere la meglio, mentre Meneghello con un grande forcing nel finale si prende la terza posizione davanti a D'Agata. Arrivo invece senza nessun particolare problema per Alfio Pulvirenti, che continua la sua striscia di vittorie in queste manche della 125. Gara 2, Zanosch stavolta indovina la partenza e curva davanti a Pulvirenti, mentre Meneghello finisce a terra e riparte ultimissimo.
Nel primo giro però già Pulvirenti scavalca Zanos e l'ungherese, pur non perdendo terreno, deve assolutamente restare alle spalle del favoritissimo siciliano. Per la terza posizione invece al terzo posto c'è la solita bagarre con Busatto, poi Brandini quarto, D'Agata quinto, la situazione che rimane molto convulsa ma si delinea poi a favore di Brandini, che quindi si prende la terza posizione con D'Agata, che invece nel finale verrà scavalcato da Pivetta per la quarta. Pulvirenti negli ultimi giri ha accumulato qualche secondo di vantaggio su Zanos, ma l'ultimo passaggio, un piccolo inciampo, permette all'ungherese di rifarsi sotto, e così all'arrivo in volata Pulvirenti riesce comunque a vincere davanti a Zanos, che è secondo sul podio, e terzo di giornata Brandini. Sì, bella marcia da supercampione, peccato la partenza, e in confronto alle 4.50-2.50 il 125 è un po' svantaggiato, quindi in partenza sono rimasto un po' dietro, però nel corso della marcia sono riuscito a recuperare e all'ultimo giro sono riuscito a passare Noel e a vincere pure la supercampione della classe 125. Mini cross gara 1 allo sprint, Nicolò Mannini, ormai uno specialista acclarato delle partenze, a curvare in testa con Roberti, che si appoggia sul cordolo di sabbia e riparte in mezzo al gruppo. Mannini quindi comanda le operazioni e al suo inseguimento c'è Gennaro Utek. I due rimangono in una situazione di stallo, con Utek che non riesce a completare la sua rincorsa ai danni di Mannini, che dal canto suo non riesce a scappare. Roberti nel frattempo si è portato al terzo posto e sta cercando di riprendere i due fuggitivi. Nel finale effettivamente ci riesce, ma il tentativo di sorpasso a Utek non va a buon fine, e così l'ordine d'arrivo vede Mannini primo davanti a Utek e Roberti. Gara 2 stavolta, un po' a sorpresa visto il trend che vede sempre a favore di Mannini le partenze, è Utek a partire davanti, chiude la prima curva davanti a Roberti e Mannini. La tabella rossa, Roberti però inizia a fare il suo ritmo, Utek e Mannini cercano di tenere il suo passo. Più staccato, al quarto posto c'è Francesco Poeta, che è il migliore dei piloti junior. Roberti ormai ha preso il largo, però un piccolo errore consente nel finale a Utek e Mannini di rifarsi sotto, quindi nel finale Mannini ci prova ma cade anche lui nel tentativo di superare Utek, quindi le posizioni non cambiano fino al traguardo, con Roberti che va a vincere secondo Gennaro Utek e terzo Nicolò Mannini. Roberti che vince anche l'assoluta della senior davanti a Mannini, Utek, Colonnelli e Argenterio. Poeta primo della junior con Alessia Di Lucia al secondo posto. Capitolo Supermare Quad Cross, che qui a Maccarese corre le sue ultime due gare stagionali. Lorenzo Bortolozzo domina ampiamente le due manche del sabato, prendendo il comando fin dalle fasi iniziali e distanziando nettamente gli avversari, ecco la bandiera a scacchi che sancisce la vittoria di Bortolozzo. Alle sue spalle invece c'è più battaglia, con protagonisti Eddie Ghizzo e Michele Marco Monti. Monti che alla fine riesce a prevalere, quindi si aggiudica la seconda posizione di giornata, grazie anche a un guaio tecnico che costringe Ghizzo a uscire di pista scortato dalla Benna, praticamente un salto di catena per il campione uscente della Sport. Sul podio quindi Bortolozzo precede Monti e Ghizzo. I piloti tornano ai box per recuperare le energie e prepararsi alle gare del giorno successivo del Supermare Cross EICMA, sempre sulla spiaggia di Maccarese, tra poche ore.